Allora ragazzi, premessa importantissima perché penso che sia giusto così. Io ieri sera non ho visto tutta la partita, purtroppo ho visto soltanto il primo tempo di Italia-Svizzera. E già al primo tempo qualche indicazione me l'aveva data, perché si annusava un po' nell'aria la serata maledetta che poteva arrivare e che effettivamente poi è arrivata. Non ho visto nemmeno il calcio di rigore sbagliato da Jorginho, non ho voluto cercarlo assolutamente, ma per mia volontà è stata proprio un... Non mi interessa come è stato sbagliato il calcio di rigore a Jorginho, cioè non me ne frega niente. Questo non mi farà cambiare l'idea che ho di Jorginho, perché già oggi inizio a leggere Jorginho bidone, Jorginho è scarso, ah, questo è quello che doveva vincere il pallone d'oro. Perché il calcio è questa roba qua. Nel calcio l'opinione cambia troppo in fretta. Stiamo parlando di un giocatore che nell'ultimo anno, non negli ultimi 10, nei quali puoi dire, vabbè, sai, è invecchiato male, no, nell'ultimo anno. Perno pilastro del Chelsea, campione d'Europa, perno pilastro della nazionale italiana, campione d'Europa, perno pilastro del Chelsea in questo momento che è primo in Premier League. Quindi giocatore scarso, ragazzi, di scarsi ce ne sono tanti in giro. Sicuramente non è Jorginho e sicuramente non si basa quanto uno è forte o non forte da un calcio di rigore sbagliato. Non esiste e non esisterà mai questa cosa. Poi il fatto che sia il terzo rigore sbagliato su tre tirati in nazionale, questo è un caso e qua bisognerà sicuramente intervenire per cambiare il rigorista. Qua mi sento anche un po' in colpa nei confronti di Jorginho perché quest'estate con Davom avevamo fatto un contenuto nel quale andavo a dire che quel pallone che prende Jorginho in semifinale con la Spagna, quando lo posa a terra io avevo pensato ecco questo è già gol, quindi forse un po' di sfortuna l'ho portata io a Jorginho e di questo ti chiedo scusa, ma non è sicuramente questo il metro di giudizio se un giocatore è forte oppure no. Intanto c'è OneFootball da scaricare qui sotto nei commenti, qui sotto in descrizione, perché comunque a breve si giocherà una partita che sarà molto importante per far sì che possa qualificarsi questa nazionale direttamente come prima del girone senza dover passare dai playoff e dall'incubo che ci possa essere un'altra Svezia. Non ce la meritiamo. Non ce la meritiamo e sicuramente è diverso il girone rispetto a 4-5 anni fa. È tutta un'altra cosa. Quindi scaricate OneFootball. Stiamo tutti uniti perché in questo momento c'è bisogno di rimanere uniti e sicuramente ci guarderemo insieme la prossima partita nazionale, faremo dei contenuti dedicati perché questo è il momento veramente di stringerci tutti insieme, tutti forti. Ho guardato il video di Stefano Borghi sulla nazionale italiana, proprio per farmi capire, per avere un'idea dettagliata di quello che è accaduto anche in un secondo tempo che appunto non ho visto. Stefano va a toccare tanti temi interessanti, torno a parlare ancora di Davom. Non so se avete visto l'ultimo video che ha caricato, quello in cui chiede perché la Juve non riesce a giocare sempre con quell'intensità. Io do una risposta abbastanza lunga di 3 minuti, magari andatevi a vedere quel video, ve lo lascio qui sotto in descrizione. E alla fine dico, secondo me è un problema di testa e di mancanza di responsabilità in alcuni momenti. Perché la Juve, dopo un campionato fatto male, dopo 9 che li aveva vinti, sa che in Italia non può più sbagliare quando in Champions. Nessuno è qua a chiedere la Champions alla Juve e quindi riesce a giocare con un po' più di mente libera, perché puoi sbagliare come no la Champions, ragazzi, la competizione più complicata. Dopo che perdi Cristiano Ronaldo, nessuno è qui che ti chiede con questa squadra di vincere la Champions e con la mente leggera riesce a fare certe prestazioni che non riesce a replicare in campionato dove sai che c'è la tifoseria col dente avvelenato per una stagione andata male, il che è curioso perché tante volte negli anni ho sentito che lo scudetto, il campionato italiano ormai non contava più niente e sicuramente anche nella mia testa contava meno rispetto all'inizio. Ma dire che non contava niente, questa è una bugia. Gente che batterei 10 scudetti per una Champions, che magari ci sta pure, ma cerchiamo di non sminuire così tanto la vittoria di un campionato, perché la vittoria è sempre una vittoria. Quando vinci uno scudetto è sempre storia. Passerai sempre alla storia per uno scudetto vinto. Poi che ne abbiamo vinti tanti, certo, questo è un dato di fatto, che abbiamo vinto poche Champions, anche questo è un dato di fatto. Ma non bisogna mai sminuire. E quindi l'anno scorso siamo andati male, quindi oggi abbiamo la testa più pesante per quanto riguarda il lato del campionato italiano. E quindi testa. E Stefano torna su questo punto dicendo che manca un po' di testa, manca la mentalità di quello che è stato quest'estate, perché quest'estate non è che eravamo fenomeni e ora siamo scarsi. Non è così, mi dispiace, cioè ve lo dico proprio tranquillamente com'è. La Juve non è che è stata fenomenale con lo Zenit e
ed è stata scarsa in tutte le altre partite. È stata buona con il Chelsea, è stata brocca in tutte le altre partite. Perché il calcio passa dai momenti, passa dalla testa. Parlavamo prima di Jorginho, parliamo anche di Donnarumma. Non è che se Donnarumma vince l'MVP dell'Europeo e poi ieri sera prende quel gol da Widmer, allora ora è scarso. Qual è il metro di giudizio per un calciatore forte e un calciatore meno forte? Ci sono 50 partite all'anno? Il calciatore veramente forte te ne fa bene 45. 5 te le sbaglia. Non esiste un calciatore che ti fa bene tutte 50 le partite in un anno che gioca con la maglia del club, per dire. Trovatemelo. Trovatemi un singolo calciatore che su 50 partite ne fa 50 fatte bene in un anno. Non esiste. Mi spiace, non esiste. Magari c'è quello che ne fa 46 e quindi è ancora più forte di quello che ne fa 45. C'è quello che si avvicina. Poi c'è quello che ne fa 40, c'è quello che ne fa 30, o c'è quello che ne fa 10, c'è quello che ne fa 5. Ed è qui il metro di giudizio su un calciatore forte o uno meno forte. È la continuità che riesce a dare ad alti livelli. Questa è la mia interpretazione. Poi ognuno di voi può avere la vostra. È per questo che io Dybala non lo metto nell'Olimpo dei più forti. Perché io so che Dybala ha dei risultati altalenanti. E so che mi può fare un gran numero di partite fatte bene e qualche partita fatta male. Ma non sono qui a chiedere a testa rivale, anzi sono consapevole e convinto che sia l'unico punto di riferimento in questo momento davanti nella Juve. E so per certo che la testa fa tanto, e so per certo che l'opinione pubblica fa tanto. Io mi sento anche addosso tante volte della responsabilità quando parlo di calcio. Perché è un attimo, ragazzi, il termine influencer, che piaccia o non piaccia, è perché va a influenzare le menti delle persone. Io con quasi 200.000 persone che ascoltano quello che dico, mi sento molto responsabile di quello che esce dalla mia bocca. E cerco sempre di dosare, non di non dire certe cose, di censurarmi, non è questo, ma di dosare il modo in cui le dico. Perché io lo so che magari qualcuno che non avrà visto determinate partite della Juve viene a vedere il mio post partita e queste cose le va anche a ripetere e questa cosa mi fa piacere, perché è giusto che sia così, questo è un servizio che offro io a voi. Però cerco anche di stare attento a non dire cose che potrebbero poi peggiorare quella che è la situazione in questo momento. Stefano, tra l'altro, dice un'altra cosa interessante, che è quella dell'assenza di un centravanti. Ora sembra fatto apposta, perché io da tanto tempo a questa parte sono qua a dirvi che alla Juve manca quello, un finalizzatore, un attaccante d'area di rigore, o un giocatore che comunque la palla te la butta dentro. A tal proposito vi lascio qui sopra nelle schede il video che ho fatto uscire proprio ieri a proposito di 7 profili inerenti alla Juventus che mi piacerebbe vedere con la maglia della Juve il prossimo anno per andare a formare appunto con Dybala una coppia gol di alto livello. E non è poco. Non è poco l'assenza di un centravanti o di un giocatore che te la butta dentro quella palla. Ragazzi, è tantissimo. È in una squadra di calcio, è una roba assurda. Come per dire, ho letto anche ieri sera, subito dopo la partita, gente che diceva ma Mancini ha sbagliato la formazione iniziale. Ma ragazzi, la formazione iniziale di Mancini per 8/11 era la stessa, identica, della finale degli europei che abbiamo giocato a Wembley. L'abbiamo giocata a luglio, siamo a novembre, sono passati 4 mesi, 8/11 erano uguali, c'era solo Acerbi al posto di Chiellini, Locatelli al posto di Verratti, Belotti al posto di Immobile, perché i tre titolari azzurri in questo momento sono infortunati, e le tre riserve non sono al livello di quegli altri. Acerbi non è Chiellini, Locatelli per quanto forte lo sappiamo noi della Juventus perché ci sta dando una mano incredibile, ma non è Verratti, e Belotti non è Immobile, per quanto Immobile possa essere criticato e per quanto possa essere anche, se vogliamo, davvero un pesce fuor d'acqua nel modo di giocare di questa Italia, Belotti non è Immobile. È proprio per questo che dobbiamo crearci un nuovo attaccante, un nuovo centravanti in casa e che deve essere quello del futuro. Ora, io ieri mi sono guardato l'Italia Under 21 che giocava con l'Irlanda e devo dire la verità, Lucca, quel pallone mezzo slisciato dalla difesa degli avversari, lo butta dentro dopo un primo tempo dove non è che mi aveva impressionato tanto, però rapace, d'area di rigore. Poi concludiamo anche col 2-0 e questo va bene. Questo può essere un identikit di un giocatore del futuro che però ora ha bisogno di confrontarsi in Serie A. Nel video degli attaccanti ieri uno mi diceva ma perché non Lucca, se prendiamo un giocatore che non ha mai giocato ad alti livelli, che può essere un prospetto interessante sì, ma lo mettiamo come centravanti titolare della Juventus, gli buttiamo addosso tanta di quella responsabilità, poveraccio, che lo sa solo lui, e qui davvero rischiamo di bruciarcelo. Un po' come è stato secondo me l'anno scorso con Pirlo, col senno di poi. Quindi fosse nella Juventus, magari se lo consideriamo interessante, se gli scouting lo vedono, pensano che possa essere un giocatore con un futuro di alto livello, tesseriamolo. Lasciamo stare il discorso di tutto il giro tra C e B, quello l'ha già fatto.
diamolo a una squadra di Serie A in prestito, o addirittura vendiamoglielo con un controriscatto, con diritto di recompra, dato che non ci sono più le comproprietà che una volta aiutavano terribilmente a far crescere i giocatori sui quali credevi, perché poi andavi a riscattarla, la seconda metà del cartellino te la andavi a ricomprare. Vendiamolo con un diritto di recompra e ricompriamolo se poi ci saranno degli sviluppi interessanti. Questo è il modo migliore per farlo crescere. Gli fai fare una stagione in Serie A, lo valuti una stagione ad alti livelli in Serie A e poi lo metti nella rosa della Juventus e inizi a fargli fare il percorso alla Juve quando ancora non ha un'età intorno ai 24-25 anni, perché poi inizia a essere, non dico vecchio, però non è più nemmeno un giovane, non è più nemmeno un giocatore da coltivare, perché ha un'età media già abbastanza elevata e nella quale deve già essere in grado di giocare nella Juventus ad alti livelli, in nazionale, in Champions. Per quello che dico che forse siamo un pelo in ritardo rispetto a tante altre nazioni. Poi guardo il Barcellona che tessera Dani Alves e dico forse non siamo nemmeno messi così male. Però dicevo prima, cambiamo soltanto, ragazzi, 3 su 11. Ma quei 3 su 11 vogliono dire tanto, ma vogliono dire tantissimo. E se penso alla formazione titolare della nazionale italiana, ormai ce la ricordiamo a memoria, ragazzi: Donnarumma, Emerson perché non c'è Spinazzola, Chiellini, Bonucci, Di Lorenzo perché comunque ormai ha superato Florenzi nelle gerarchie, Jorginho, Verratti, Barella, Immobile, Insigne, Chiesa. Questi sono gli 11 titolari della nazionale. Cioè, se ci sono tutti ad oggi, questi sono gli 11 titolari che sono anche stati gli 11 che sono scesi in campo a Wembley. Se vi chiedo gli 11 titolari della Juve, ma chi sono? A caso, ve lo dico. Szczęsny, ok, Alessandro, ok, Danilo, ok, due tra Bonucci, Chiellini ed Elite, e c'è sempre già Giacomo all'ottaggio, Locatelli, ad oggi McKennie, ma ieri era Bentancur, a sinistra, uno tra Bernardeschi e Rabiot a questo punto, a destra uno tra Chiesa e Quadrado, Dybala, Morata, ma ci sono già 3-4 ballottaggi dentro la rosa. Allora vuol dire che non c'è tutti i titolari, anche Bentancur che era titolare, ora è McKennie, e quindi è già un altro passo in avanti. Noi lì siamo indietro rispetto all'Italia, siamo indietro perché ancora non ce li abbiamo gli 11 titolari. E mi sembra di tornare indietro a Sarri, che prima inizia con un modulo e poi cambia e poi ci sono dei titolari poi degli altri. Stessa cosa che era venuta con Pirlo. E ora sta accadendo anche con Allegri. Ma perché non riusciamo a trovare continuità all'interno della formazione titolare? Secondo me perché abbiamo delle eccellenze, tipo Dybala, o sfortunatamente un doppione, tra virgolette, come Chiesa Quadrado, che si trova bene sulla destra, anche se secondo me Chiesa sulla sinistra fa comunque la sua porca figura, e questo lo devo dire tranquillamente. Locatelli, Alessandro, bene o male, è lui, anche se in realtà anche qua potremmo inserire De Sciglio nel ballottaggio, e tutti gli altri bene o male li puoi intercambiare, perché il livello medio è molto vicino tra questi giocatori. E non è che dici no, gioca lui perché è assolutamente meglio di quell'altro. Nella nazionale, come dicevamo prima, Chiellini è assolutamente meglio di Acerbi. Immobile è meglio di Belotti. Verratti ad oggi è meglio di Locatelli. Poi ci sono degli altri giocatori interessanti. C'è Tonali, c'è Calabria. Ce ne sono che stanno crescendo bene, che sicuramente entreranno nelle rotazioni. Ed è questo il bello della nazionale, che può permettersi di inserire i giovani in questo contesto. Ma ci sta anche dire che cambiare, iniziare a inserire qualcosa nelle rotazioni, questo funziona quando le cose vanno bene. Io quest'estate mi ero meravigliato di vedere alcune partite col falso 9. Eppure andavano bene, perché la nazionale era un contesto in cui andava bene. Sperimentare oggi, sia nell'Italia che nella Juve, forse non è il momento migliore, proprio perché le cose non stanno andando nel migliore dei modi in nessuna delle due parti. Eppure continuo a vedere dei parallelismi evidenti tra Juventus e nazionale: la mancanza di un centravanti, la difficoltà di concretizzare le azioni di gioco che facciamo di più nella nazionale, meno nella Juventus, e ad oggi la mentalità che ti impedisce di fare quello che invece facevi anche solo ieri. Ma ieri, la Juve ieri qualche anno fa, l'Italia ieri qualche mese fa. Sono 3 punti in comune che spero possano passare molto in fretta per tutti e due, ma anche qua può essere benissimo che se la nazionale oggi è a questo momento qua, sia dipenda anche dal fatto che abbiamo tanti giocatori juventini che non stanno passando un buon momento, che vanno, non dico a inquinare il mood della nazionale, ma
che sanno, sono consapevoli che ci sono dei problemi con la Juve e che quindi non sono totalmente sereni con la nazionale. Quando quest'estate, dopo una stagione fallimentare, c'era voglia invece di far vedere in un mese, perché l'Europeo è un torneo corto, breve, poi è sul lungo che si vede davvero una squadra, ma in quel mese lì siamo stati buoni, perfetti, ottimi e l'abbiamo vinto. In quel mese lì volevamo far vedere che. Ora, sul lungo è più difficile far vedere che, ma abbiamo tutte le possibilità comunque di qualificarci al mondiale per far sì che davvero non ci sia un'altra Svezia.